Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Darksinia. Parto subito con lo spiegarvi che cos'è questa nuova rubrica, tra virgolette. A me piace molto la storia e ultimamente la sto riscoprendo. Ho recuperato tantissime nozioni che avevo ormai dimenticato perché passati troppi anni dall'ultima volta che le ho studiate. E ovviamente l'ho affrontate con una nuova testa, quindi mi sono molto incuriosita. Ho recuperato alcune cose che avevo dimenticato, ma ne ho scoperte anche altre. Quindi con questi video voglio fare altrettanto, voglio suscitare la vostra curiosità, sperando di riuscirci, e arricchirvi magari di qualcosa che non sapevate, che può interessarvi, oppure magari semplicemente rispolverare qualcosa che avevate dimenticato di sapere. Spero di non scendere nel banale, insomma io premetto che parto dalla mia valutazione, quindi ho selezionato queste cose in base alla mia curiosità, al mio interesse e alla mia sorpresa nello scoprirle, diciamo, no? Quindi spero di non risultare banale o comunque scontata agli occhi di altre persone, farò del mio meglio, le ho selezionate per bene e spero che vi godiate questi video. Insomma, partiamo con Roma antica, quindi la suddividerò in vari video perché, come sapete, Roma ha avuto vari periodi politici, monarchia, repubblica e impero, e tardo antichità che però, insomma, diciamo si avvia verso il Medioevo, e quindi diciamo che suddividerò questi video almeno di Roma e spero che ve li godrete, insomma, che apprezziate. Preciso una cosa, che ovviamente io queste cose le ho prese da delle fonti certe, da dei libri universitari, per cui se volete vi scrivo anche titoli sotto il video, e se siete incuriositi poi magari approfondire gli argomenti, non lo so, insomma. E ecco, diciamo che farò un sunto di queste nozioni, perché se vogliamo approfondire Roma antica c'è da parlare le ore, però siccome deve essere un video abbastanza conciso, ho cercato di riassumere al meglio i concetti, quindi magari può risultare molto generico o molto appannato, magari ci sarebbe da fare anche altre precisazioni, ma non le farò in questo contesto. Quindi detto questo, vi lascio al primo video di questo nuovo esperimento. Il sesto re di Roma, Servio Tullio, era in origine uno schiavo etrusco, che affiancò per molto tempo un condottiero etrusco, Celio Vivenna, e gli riuscì tuttavia ad avvicinarsi al popolo romano. Sposò la figlia del re Tarquinio Prisco, e salendo al trono cambiò il suo vero nome, che era Mastarna, in Servio Tullio, appunto per ricordare le sue umili origini. Era usanza nella Roma monarchica l'uso della tessera hospitalis, una miniatura che poteva avere svariate forme e recante un'iscrizione. Essa rappresentava l'alleanza tra due famiglie aristocratiche, per cui se un membro qualsiasi di una delle due famiglie si presentava dall'altra chiedendo ospitalità, aiuto e sostegno, presentando ovviamente questa tessera, quest'ultima aveva l'obbligo di fornirgli ciò che richiedeva. Dall'età monarchica fino alla fine della Repubblica, quindi per ben 5 secoli, l'esercito non era formato da professionisti, ma da comuni cittadini che svolgevano altri mestieri e che, al bisogno, erano chiamati alle armi. Dovevano provvedere da soli all'equipaggiamento, quindi le 193 centurie, gruppi di 100 soldati, erano divise in 5 classi in base al censo, in quanto i più ricchi potevano permettersi un'armatura completa. Andava poi scendendo di classe in classe fino ad arrivare ai più poveri, che scendevano in battaglia armati di sola fionda. I proletari, che non possedevano ricchezza, erano classificati come non arruolabili. La carica dei re, a differenza di quella degli imperatori più avanti, non era ereditaria, bensì elettiva. Era il Senato a sceglierlo, inoltre era aperta agli stranieri e a vita. Servio Tullio fu il primo re che fece circondare Roma da mura difensive. Tuttavia, vi era un'altra linea di confine che circondava la città, che non corrisponde alle mura serviane, ma è all'interno di esse e circonda tutta la città in una porzione molto minore, inoltre è più antica. Questa linea infatti risale a Romolo, all'atto della fondazione della città, che ovviamente era molto più piccola rispetto a quella di Servio Tullio. Questa linea è chiamata Pomerio e aveva un valore sacrale e inviolabile, tant'è che chiunque l'avesse violata sarebbe stato punito. Non si poteva varcare il confine del Pomerio in armi, infatti i comizi centuriati, che erano le riunioni dell'esercito, si svolgevano al di fuori di esso. Tutta questa sacralità è perché Roma veniva concepita come un immenso tempio che ospitava sia le dimore degli dei che degli uomini. Gli auguri erano una carica religiosa che si occupava di trarre gli auspici, ossia interpretava il volere degli dei attraverso il volo degli uccelli o l'interiore degli animali. Essi però avevano anche il compito di consacrare determinate zone, tracciandone con il proprio bastone tipico, il litus, i confini entro cui dovevano svolgersi le riunioni del Senato e dei comizi.
anche i Luperci erano una carica religiosa. Si occupavano esclusivamente di celebrare un rito in onore di un fauno. Consisteva in correre seminudi per tutta la città scherzando i passanti con strisce di cuoio per augurare e infondere fecondità. Immaginate la scena. Che è stalenia? Questo termine di uso comune indica un canto, un lamento o un discorso noioso, fastidioso e lento. Le sue radici risalgono proprio all'antica Roma. Infatti le lenie erano dei canti e delle lamentele funebri che venivano intonati davanti al defunto e ne ricordavano la vita e le virtù. Durante i cortei funebri aristocratici, la salma veniva trasportata e fatta sfilare per tutta la città. Gli schiavi della famiglia indossavano delle maschere di cera modellate sul viso del defunto e indossavano delle toghe che rappresentassero la famiglia aristocratica. Tutto questo per rappresentare il defunto e sottolineare la sua estrazione sociale a tutti i passanti che si trovavano in mezzo al corteo. Solo gli aristocratici avevano il diritto di esporre delle statue raffiguranti i propri membri della famiglia nei propri atri. Queste venivano poste per l'appunto nell'atrio insieme a delle iscrizioni che ricordavano le gesta di quello specifico membro della famiglia. Inoltre erano soliti dipingere degli enormi alberi genealogici sulle pareti. Ciò veniva fatto sì per ricordare il defunto, ma anche e soprattutto per i clienti delle famiglie aristocratiche, cioè persone che appartenevano a dei ceti umili e che chiedevano protezione e sostegno alle famiglie aristocratiche più ricche, in cambio della loro obbedienza e del loro voto politico. Questi clienti si recavano spesso verso le case degli aristocratici e venivano lasciati in attesa nell'atrio, dove potevano per l'appunto ammirare queste opere che esaltavano l'estrazione sociale e il prestigio di quella famiglia, cosicché potessero apprezzare e assoggettarsi ancora di più. Nessuna carica politica era stipendiata nel mondo romano. L'unica cosa che i politici ricavavano era prestigio e fama. Viene da sé quindi che per ricoprire determinati ruoli bisognava essere già ricchi di famiglia. C'era peraltro un censo minimo per poter accedere alle cariche, soprattutto al Senato. Gli atleti romani avevano l'usanza di cospargersi di olio prima di fare allenamento, per regolare la propria temperatura corporea e proteggersi dal sole. Dopo, per pulirsi dall'olio, dalla sabbia e dal sudore, utilizzavano un arnese, lo strigile, una lama non tagliente che veniva passata su tutto il corpo, così da raschiare e togliere tutte le impurità che incontrava su tutta la superficie. E solo dopo essersi puliti con lo strigile entravano nelle vasche per lavarsi. Ovviamente non lo usavano solo gli atleti, ma tutti i cittadini, in quanto il sapone non era ancora conosciuto e venne introdotto solo a fine dell'impero, pensate un po', dai barbari. Per oggi è tutto, credo di aver concluso questo episodio sull'età monarchica, che in realtà è l'età più sconosciuta, in quanto molte fonti non ci sono arrivate, sono nebulose, non sono così tanto affidabili, per cui c'è anche poco da ricostruire, qualche curiosità in meno per l'appunto perché ci è giunto poco, però ho intenzione di fare anche altri video sulle altre epoche romane, quindi se vi fa piacere fatemelo sapere e ci vediamo in un prossimo video.